Ecco, allora, ora stiamo aspettando che arrivi anche l'assessore Minuto, il Daphne Musolino, Salvo Puccio, così vi spieghiamo anche quali sono gli interventi che abbiamo già avuto finanziati, quelli che effettueremo nei prossimi giorni, anche perché a questo non è che trema o problema. Luciano, tu mi pare che sei di queste parti? Ma sei di queste parti, Luciano? Mi senti, a quanto risale Ciao, questo Zinno, problema, caro consigliere? Come stai? Bene, tutto a posto, siamo qua in diretta, puoi salutare il mondo. Sì, per fare questo sopralluogo. Come siamo? Allora, scendiamo. Ma Luciano, questo problema da dove possiamo vederlo? Da lì? Vediamo. Eccola. Ma è pericoloso. Ci tuffiamo. Intanto questo problema a quanto risale, Luciano? Da un bel po' di anni, no? Come tanti problemi, quindi non è che se l'è mangiata ora la spiaggia, no? Allora, vedete? Allora, questa è tutta un'azione erosiva che da anni subisce anche questo territorio. Ovviamente il tema è interventi che possano risolvere definitivamente questa situazione. E abbiamo fatto chiesta a Max di Minuto, ti faccio il quadro della situazione. Tu pensi che cado? Sì, è pericoloso. Dice è pericoloso. Ma qui lo dobbiamo transennare per bene. Già abbiamo chiamato la ditta. Ok, bene. E allora, ora, cortesemente, mentre noi siamo qui che spieghiamo la situazione, transenniamo tutto, perché se è pericoloso per me, è pericoloso per tutti. Se no io mi metto lì e ballo lì e vediamo se cade. Bene, e allora bisogna chiudere. Bisogna chiudere il mio. Quindi qui c'è tutta questa azione che è erosiva, che sta praticamente facendo saltare tutta questa parte di lungomare. Ho preso degli appunti venendo tra una cosa e l'altra, tra una paglia e l'altra, e quindi insieme ora a Minuto vi spiego esattamente quello che faremo. Intanto Minuto, qua in diretta, quando interveniamo urgentemente e mettiamo dei massi per tamponare altre eventuali correnti, per evitare che qui si trascini definitivamente questa strada. Avete parlato con gli uffici, cosa avete stabilito? Questo intervento di somma urgenza quando si fa per collocare questi massi? Io ho soltanto i tempi tecnici per la predisposizione dell'ordinanza della somma urgenza. Abbiamo reperito i massi da dover collocare e il dirigente individuerà la ditta e dovrà occuparsi di questo. Quindi i tempi tecnici un paio di giorni e saremo operativi. Quindi tradotti in soldoni, perché io non ho capito, e figuriamoci chi ci segue, lunedì ci saranno qua le ruspe, sì o no? Questo voglio sapere. Potremmo esserci. Ci dobbiamo essere, perché c'è anche sabato e domenica, quindi lunedì mattina massimo. Qua c'è già. Siamo qua. Sì. Intervento per collocare. Tanto si tratta di una rifiuta. Ragazzi, già le gambe ce le vogliono rompere. Poi se no voi ve la cercate e vediamo. Infatti ora stiamo facendo transennare. Quindi lunedì mattina intanto si fa una. Intervento di rifioritura si chiama tecnicamente, che no, cosa prendete questo? Posizioniamo i massi qua davanti a protezione. La Perfetto. Rifioritura e salpamento è un altro progetto che abbiamo già in corso. Che è andiamo per qua. Allora, lunedì intanto si inizia questo intervento. Qui noi abbiamo due finanziamenti importanti e qui ho preso l'appuntino. Allora, il primo che riguarda, diciamo, la risoluzione definitiva del problema, ed è un finanziamento che, udito dite, il provvedimento del finanziamento definitivo è del 19 novembre 2020, giusto o sbaglio? No, confermo. Confermato. È in capo, per la progettazione esecutiva in capo al commissario. È in capo al commissario Croce, sta facendo progettazione esecutiva già, e quindi è ovvio che ora Croce già ci sta seguendo, anzi lo salutiamo, gli sollecitiamo di stringere definitivamente. Perché? Perché se ci muoviamo nel giro di pochi mesi potremmo fare la gara d'appalto. Sono 3 milioni di euro, perché conoscevamo il problema, il tempo ovviamente di affrontare anche questa questione e portare le risorse, giusto Salvo Pucci? Bene, sta gara d'appalto entro quanto potrebbe essere fatto? 3 mesi, 4 mesi, quando? Sì, avvicinati, perché la gente vuole sentire. Io le do
Poi se qualcuno non la rispettiamo per colpa nostra, ma maggior parte per colpa di altri, intanto ci poniamo degli obiettivi. Allora, una progettazione esecutiva come questa, che necessita di qualche parere ambientale, non può durare meno di 6 mesi, questo dobbiamo dirlo. Ma noi, come hai detto tu, da lunedì qui metteremo in sicurezza il tratto di costa. Vedremo se in estate. Dopo l'estate della prossima anno potremo fare la gara per i lavori. Per i lavori, sì. Progettazione esecutiva dovrebbe... Quindi, questo è il percorso, perché qui siamo in zona zona protezione. Come? ZPS. Avete capito? Qua è zona ZPS. È pre-riserva. Eppure pre-riserva. E quindi qua bisogna avere parere ambientale. Tradotto in burocratese, dobbiamo aspettare 6-8 mesi solo per il parere ambientale, ecco, per intenderci. Nel frattempo il parere ambientale si sottopone, mi auguro, il progetto, che è definitivo, quello che già avranno pronto, esecutivo addirittura. Perfetto, quindi il progetto esecutivo c'è, finanziamento del 19 novembre scorso, cioè di circa un mese fa, e questo è per risolvere definitivamente il problema. La difesa delle coste, ma qua abbiamo... Aspetta, calma. Intanto il problema che riguarda la costa, si faranno pennelli qui, che studieranno i progettisti, io ritengo di vedremo sì, ora che soluzione che applicare. L'opera lì sta funzionando, insomma. Beh, si prolungherà un po' quell'opera lì, va non bene. Con quei tipi di massi, chiaramente, perché va bene, questo non è ovviamente materia nostra. Nel frattempo abbiamo anche presentato un'altra istanza per la sistemazione della pista. Si realizzerà la pista ciclabile da... Allora, parte dalla prima piazzetta di Torre Faro, sì, e arriva all'incrocio lì dove c'è il ristorante Gregale. E dove verrà realizzata? Verrà realizzata, rifatta tutta la pavimentazione. Quindi verrà rifatta tutta questa pavimentazione. Minuto, le conferme tu? Conferma. Minuto, verrà ricostruito questo tratto. Oh, e quindi tutta la parte, i parapetti, come si suol dire, verranno rifatti. Sì. E quindi tu mi vuoi dire che da qui si interviene con questo finanziamento di 1.800.000 euro. Esatto. A quando risale questo finanziamento? Questo è finanziato a valere del PON e chiaramente è un finanziamento che risale al 2019 nell'ambito dei 3 progetti di mobilità dolce, le piste ciclabili intorno all'anello più la... Ma è 2019 o 2009? 2019. Ah, 2019, sempre col sindaco De Luca. Ma sempre col sindaco De Luca, scusatemi se lo ricordo sempre a me stesso, no? Questo sempre. Quindi qui noi siamo titolari, noi. Sì, sì, poi qua siamo noi e abbiamo la progettazione. E abbiamo la progettazione in fase di approvazione, mi avete segnato con l'appuntino. La progettazione era già stata acquisita, sì, ed era in fase di valutazione prima ancora che crollasse questo, sì, qui. Già mentre venivamo qua abbiamo dato mandato ai progettisti per integrare chiaramente il ripristino di questo tratto e poi faremo la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e poi questo è coperto da finanziamento e lavoro, quindi può andare in gara all'approvazione del progetto. Bene, circa quando potremo dare il primo colpo di mazza? Qua 4 mesi, 5 mesi? No, la pubblicazione del bando di gara abbiamo visto che non prima dei 2 mesi, ma insomma da 2-3 mesi si pubblicherà il bando di gara dei lavori. Vabbè, quindi 5-6 mesi potrebbero iniziare i lavori, quindi per quanto riguarda tutta questa parte. Quindi il quadro è chiaro, ricapitoliamo, lunedì prossimo ci saranno qua le ruspe, ci sarà Max Minutore sulle ruspe, prenderà i massi e farà, guida, ripristinerà un minimo di barriera. La barriera provvisionale. Ok. Nel frattempo stiamo sollecitando il commissario Crocia affinché corra per quella che è oggi la richiesta del parere sul progetto che è stato definito. Intanto per completare la progettazione, esecutiva del finanziamento di 3 milioni di euro, esatto, che è stato fatto con decreto del 19 novembre scorso. E poi per l'approvazione chiaramente, ma se ne occuperà lui. E quindi se ne occupa lui col suo ufficio, eccetera. Esatto. Speriamo che nei tempi dei 6-8 mesi possa arrivare anche questo parere per poter iniziare questi lavori. E noi con questo 1.800.000 euro di finanziamento che abbiamo avuto, tra 3-4 mesi più IVA, 5 mesi, vediamo di iniziare i lavori di sistemazione di tutto il tratto del lungomare con la realizzazione della pista ciclabile. Così stanno le cose. Io ringrazio ovviamente anche chi ha fatto circolare i video, serve tutto,
e come vedete cerchiamo anche di rispondere prontamente con fatti ben precisi, come cerchiamo di fare per quelle che sono le cose che dipendono da noi. Ovviamente per rimuovere la paglia di turno io non posso fare un decreto per rimuoverlo, il decreto lo deve fare l'assessore Razza e il presidente Musumeci, e spero che nel giro di qualche nano secondo lo facciano, perché già incapaci ne abbiamo abbastanza con i quali combattiamo, ci bastano già le nostre responsabilità e non possiamo pagare le conseguenze dell'inefficacia degli altri. Questo lo vogliamo anche dire agli amici che ogni tanto risuscitano, quelli di amici di Messina Comune, pare si chiamano, fanno qualche seduta spiritica e fanno qualche comunicato stampa, qualche vagito. E allora purtroppo la paglia non lo posso decapitare io già l'avrei fatto, lo deve decapitare chi l'ha nominato, cioè l'assessore Razza e il presidente Musumeci. Grazie tante e alla prossima. Facciamo vedere ancora tutta la parte. Il sindaco. No, ma non c'è.